Alle nostre spalle il fiume Volturno, teatro della finalissima dei campionati italiani di pesca a mosca su torrente tra il Sangro, proprio a Castel di Sangro, e il Volturno, proprio a Rocca Ravindola. Abbiamo seguito questa importantissima manifestazione di livello nazionale e vi proporremo un servizio dettagliato sull'evento. Armando Di Giacomo, presidente dell'SPS Ravindolese. Presidente, si assegna il titolo italiano di pesca a mosca in torrente sui fiumi Volturno e Sangro, un grande appuntamento organizzato qui in Molise. Sì, abbiamo i 24 atleti più forti d'Italia e quindi stanno facendo questa competizione. Stamattina abbiamo fatto il Sangro, oggi pomeriggio pescheremo su Volturno, domani mattina si andrà di nuovo su Sangro e domani sera si pescherà di nuovo Volturno e poi ci saranno le classifiche finali con l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. Presidente, la SPS Ravindolese partecipa con i suoi uomini più importanti a questa gara? Sì, per fortuna ne siamo tre, ci sono pure io, però io non sono messo bene in classifica, però c'è Carmine Fasano che sta recuperando e ci abbiamo Jacopo Cautela che è secondo in classifica generale, quindi oggi si giocano un po' tutto il discorso. Un appuntamento organizzato in collaborazione anche con i pescasportivi Sangro, ecco, continua questo scambio di favori tra le due associazioni? Assolutamente sì, addirittura adesso con Francesco Caruso stiamo collaborando bene anche su tutto, sui ragazzi, sui ragazzini. Ne approfitto per ringraziare la PS Sangro, così come i ragazzi della Ravindolese, che comunque si sono dedicati a questa organizzazione perché è un impegno molto importante, non è una cosa da poco, insomma. Infine, Presidente, una bella vetrina per il Molise, per l'Alto Sangro, per l'Abruzzo, ma soprattutto per il fiume Volturno, che si dimostra ancora una palestra all'aperto importantissima per i pescatori. Assolutamente sì, noi per fortuna con la sezione provinciale e le varie associazioni stiamo cercando di tutelare questo fiume, anche se abbiamo notizie un po' brutte in merito, però combatteremo fino alla fine per tutelare questo. L'unica cosa che ci abbiamo, che poi ci abbiamo delle trote bellissime che spero che gli amici del nord resteranno soddisfatti.